Ben ritrovati quindi per Game 3. Se volevate League of Legends, ne avrete a bizzeffe. Oggi abbiamo la giornata completa. Oggi abbiamo il 2-1-2-1 in un verso nell'altro. Comunque, perdonatemi. Comunque, questa serie si concluda. Dopo un po' diventa anche abbastanza difficile gestire la saliva stessa. Comunque, questa serie si conclude. Abbiamo fatto giornata piena, 6 game. Nel caso siate ingordi, non vi va 6 game di LCK, non basta. Abbiamo anche LEC dopo, tranquilli, c'è di tutto. Se non, ho le pause, non so cosa fare. C'è Amazon Universe Esports su BeyondPG. Ragazzi, potete veramente fare quello che volete. Non vi lasciamo senza League of Legends, almeno fino a stasera. Penso che a un certo punto arriverete a lunedì e dite: davvero? Basta, non voglio più vedere League of Legends per almeno lunedì, perché poi iniziano i playoff. E se mancate i playoff, io giuro, vengo a casa vostra, perché c'è di tutto e di più qui su League of Legends, su PG Esports, Beyond PG, tutto quello che volete. Ritorniamo a parlare di questo match. 40 minuti in cui i T1 sono riusciti ad avere un vantaggio consistente rispetto a quello che si poteva pensare prima, e però a gestirlo in alcuni momenti anche male. Si vede proprio che la pulizia nella macro non è ancora arrivata. È un LPL style. Attenzione, non voglio offendere gli amanti di LPL, anche se il vero team è Nongqing Red Force, che si avvicina molto più all'LPL, perché giocano molto in solitaria sul gioco del singolo. Ma ancora non è così pulito da dire lo puoi trasportare e vedere delle partite così dominanti. Non sono i KT roster quelli che hanno di fronte. Già, assolutamente. È stata una partita quella di T1 dove a più riprese ci sono stati determinati eventi che li hanno un po' ostacolati nel voler raggiungere l'obiettivo, tra lo steal del Baron di Khan, tra la pressione sugli obiettivi e tutta questa volontà di andare a scambiare obiettivi da un lato e dall'altro, ha sicuramente portato piano piano alla loro vittoria, ma era un ritmo che forse poteva anche essere accelerato in alcuni aspetti, in alcuni momenti. Quindi mi ricorda un po' la serie precedente, dove abbiamo visto il primo game, Gen.G, che se ne escono fuori dominanti, distruggono gli Hanwha Life, e dici, a posto, questo game, poco da dire, abbiamo visto tutti, abbiamo gli occhi, abbiamo capito come ha funzionato. Secondo Ah, game, davvero? pareggi lo score, però non è lo stesso livello di dominazione, non è lo stesso Sì. livello di controllo, è un po' un hai pareggiato, però non sono proprio La magia. convintissimo, nel senso, l'hai un po' sudato questa stessa vittoria. Non sono convintissimo, ecco, del tuo successo totale. Quindi Game 3 arrivi certo con la carica di aver appena vinto una partita, di rientrare in partita con convinzione, dai, su, ce la siamo appena portata a casa, possiamo cavalcare questa carica, questo successo fino al Game 3, fino alla vittoria. Però serve comunque molto, ecco, non è una non mi hai mostrato che gli avversari sono facilmente esploitabili. Quello è vero. Se pensiamo anche alla partita quella precedente fra i Gen.G e i Hanwha Life, è stata una cosa molto simile. 9 punti su 12, avete visto il POG, il POG è stato canna, così anche io non devo prendere un volo aereo per Seoul e dover parlare con la regia internazionale. Game 3, qui abbiamo visto come i T1 si sono mossi sul ban di Zac nella seconda Già. rotazione di ban. Qui ci potremmo aspettare anche un ban di Jayce, o proprio prendere loro Jayce se dovessero iniziare Blue Side e andare sulla seconda rotazione della prima fase di pick a scegliere il campione da corsia superiore. Sì, è sicuramente possibile, anche perché nasce spontanea domanda: cosa sceglieranno di fare da Monkia? Resteranno dal red side? Passeranno dal blue side? Hanno modo finalmente di poter cambiare i side per la prima volta in questa serie? Data la priorità che i T1 hanno mostrato su questo lato blu di mappa e sul loro pick prioritario in quel Viego, scelgono di rimanere dal red side. Ok, interessante. Avrei pensato anche soltanto per cambiare un po' le carte in tavola, per scombinare un po' l'idea agli avversari di sostituirsi, ma in realtà basti pensare, quella prima vittoria è arrivata, quella seconda, tutti i cambiamenti sono stati dettati praticamente dai T1, finché la draft non si è in qualche modo distaccata da quella precedente, i da Monkia hanno semplicemente seguito la scia, sono stati T1 quindi a scegliere cosa e dove cambiare. Adesso i da Monkia potrebbero magari andare ad attaccare quel Viego, così importante come first pick per i T1 stessi, o cercare dei ban un pochino più mirati, che forzino i T1 su uno stile diverso. Vediamo un po', perché qui la situazione si fa intrigante, interessante. Ziggs,
subito ban per i T1 di nuovo, non vogliono permettere né a loro né ai Da Monkia di giocare il campione in corsia inferiore. Nocturne è la prima scelta di DK. Potrebbe anche essere soltanto uno scenario in cui da Monkia cambiano l'ordine. Hanno detto ok, ci avete bannato quello Zac, quindi non abbiamo potuto fare. Sai cosa? Stavolta Zac lo prendiamo prima dalla seconda fase di ban. Così vediamo un po' cosa effettivamente vai a cambiare. T1 cambiano l'ordine dei ban, ma non i ban stessi. Ed ecco che arriva quel cambiamento. Se ne va il grande puffo, lasciato, quindi libero Thresh per un potenziale first pick di Kharia, ma non ci sarà quel Ryze nella mid lane per Faker. Come l'hai chiamato, scusa, Ryze? Il grande puffo. Questa mi sorge nuova, devo essere sincero. Gli manca soltanto il cappellino rosso ed è lui, non è che... Signori, in Game 6 Moonboy se diventa così, voglio 500 Game 6. Comunque, Viego rimane, dall'altra parte si ritorna su Lucian, so per dire Luciano io, guarda, poi sono un po' te come stava andando. Lucianino. E Lucianino. E Rambo! Ok. Arrivo quindi qua un primo cambiamento. Che non è più la Gwen che abbiamo visto solitamente piccata in questo slot per i Da Monkia, ma questo Rumble che per Canyon potrebbe rappresentare una buona ripartenza dal jungler Aspetta. AP che Gwen non è riuscita a essere nello scorso game. Rumble Aspetta ha però. subito rinerf questa patch. È un Rumble depotenziato, ma gli stessi Africafrix in realtà ci hanno mostrato che se mantieni la priorità alta su questo campione, può essere un campione ancora del tutto efficace. Questo però lascia una potente combo per i T1. Infatti, Aphelios e Thresh la scelta da parte dei T1. Sembra che da Monkey abbiano lasciato un po' così andare questi pick. E Kharia è molto forte con Thresh, ricordiamolo. Già, Mi già. veniva in mente un'idea che ora verrà mandata a quel paese se vanno con il pick GG Ace, il fatto che Rumble poteva andare anche in corsia in superiore, È vero? giocando proprio con l'idea del fatto che a lui non serve nei primi livelli avere quella grande dose di surriscaldamento, invece con Jayce si capisce che Canyon prenderà Rumble, Kanna avrà Jayce e Shoemaker andrà con il pick di Lucian. Già. È vero, era una possibilità il flex di Rumble, di portarlo in corsia solitaria, però tipicamente ormai la giungla lo vede abbastanza a suo agio come inserimento. Ban di Wukong a destra manca questa serie, a quanto pare anche lui è un pick molto conteso. Abbiamo visto il suo inserimento nelle scorse giornate di questa settimana decisamente convincente, quindi più squadre stanno iniziando a temerlo. Quella botlane però adesso è scoperta. Per quanto riguarda i Da Monkia, quindi inizieranno a muoversi in quella direzione come eventuali ban. E infatti, ecco che se ne va la Kalista di Ghost. Qui va via Kalista. C'è ancora Kai'Sa nelle possibili scelte dei T1. Infatti, da Wonkia cambiano leggermente. Potrebbero anche lasciare Ezreal, che abbiamo visto essere molto forte anche nel late game. Deokdam ne è sicuramente un'idea. Vanno a togliere anche Irelia. Questa è dalla possibilità proprio a Jayce di avere una laning phase più sotto scacco, mettiamola così. Già, vogliono forzare Khan in qualcosa di corpo a corpo, qualcosa di non particolarmente mobile, qualcosa che possa soffrire la pressione di quel Jayce. Qualcosa come ad esempio il Renekton che è ancora disponibile e flessibile attraverso vari ruoli, ma sono immagino a questo punto le solo lane, i pick che mancano dalla selezione dei T1. Un Alulu che a questo punto arriva come inserimento sulla botlane per Beryl, mi viene da pensare, a meno che quello non sia un Lucian in botlane e un Alulu mid lane, ma... A questo punto il flex va veramente un po' a esagerarsi, il che potrebbe permettere a Ghost di muoversi su qualcosa come un Kog'Maw, come pick finale, che è tipicamente l'hypercarry che vediamo associato a quella Lulu, o una Jinx che è ancora disponibile. Sembra che Però anche lì l'obiettivo di T1 fosse di spostare da Monkia ad una botlane aggressiva con i ban di Kalista e Leona, e ce l'hanno fatta, ma hanno aperto chiaramente la via dello scaling per la duo bot di Monkia. ora stavo pensando anche un'altra cosa. E se fosse Lucian Yuumi? Lucian Yuumi è ancora una possibilità. La cosa che non mi fa pensare che non sia così è che Lulu non ha veramente qualcuno da canalizzare bene. Se fosse un Lulu da solo lane, se fosse Lulu mid per Shoemaker, non abbiamo uno Ok, Xin Zhao in giungla, capito? È un sì. Rumble. Quindi non è tipicamente il pick a cui vuoi affiancare un Enchanter. A Rumble vuoi affiancare un campione che possa duellare, che possa aggiungere danno. Infatti arriverà la conferma, sarà Kog'Maw per Ghost sulla corsia inferiore affiancato a quella Lulu, che affronteranno la duo temibile di Aphelios, Thresh, di Gumayusi e Kharia, ma... Draft che vanno quindi a variare. Per
per la prima volta in maniera convincente in questa serie. Ci sono alcune costanti, quel Lucian ritorna, quel Jace adesso rubato da Khan, quella Felios rubato da Gomayusi, quel Thresh che finalmente sfugge alla panchina dei Ban. Ma direi che sono ben interessato a vedere questo scontro. Ha tanto potenziale e tanta minaccia, soprattutto, da un lato e dall'altro. Soprattutto pensando a Kog'Maw. Abbiamo visto molto spesso con i pick di... Stavo pensando a Kog'Maw insieme a Karma, Kog'Maw insieme a Lulu. Soprattutto se pensi Kog'Maw Karma, mi viene in mente Click e Bush, e Bushi del PG Nuts. Avere degli early game molto dominanti e non permettere alla botlane avversaria di essere al pari livello. Qui stiamo parlando però di Aphelios e Thresh, soprattutto Thresh, che è un ottimo engager. Quindi ci sarà da vedere in questa corsa inferiore come andrà a finire. E Azir contro Lucian. Azir contro Lucian hanno voluto bannare Ryze per non permettere a Faker di piccare il campione, il grande puffo come è nominato da Moonboy. Quindi ora voglio dire, l'imperatore di Shurima fermerà la sentinella? Lo scopriremo, perché stiamo per entrare nella landa di evocatori, signori. Gli hashtag li conoscete, T1Win, DKWin, e le bet sono aperte. Signori, questo è il match probabilmente più importante, lo scontro più importante che vedremo quest'oggi. E vedo già delle cose belle speziate appena entriamo sulla landa, perché guarda quel Thresh, ha un predatore. L'ha utilizzato, se non sbaglio, Kelly in una delle prime volte. Quindi sì, quello è il marchio... È il marchio del Thresh da roaming. Quello non è il Thresh da Aftershock, che resiste meglio alla fase di corsia. No, quello non è il guardiano sorvegliante per assistere il tuo AD. No. Quello è un Thresh che vuole essere mid lane a livello 2, top lane a livello 3 e in tutto il resto della mappa a livelli 4, 5, 6. Quello è un Thresh che vuole non soltanto partire da un punto di pressione che può essere la sua lane nel cercare di magari dare qualche passo di vantaggio a una Felios, ma poi andare a vincere anche tutte le altre corsie, permettere a questo Azir nella mid lane per Faker di prendere il via, di decollare con il buon successo, permettere a Kanna sulla top lane di trovare un buon avvio con questo Viego dopo il suo player of the game conquistato con Jace. Qua questi T1 sono belli agguerriti, è il cambiamento, ma soprattutto la mentalità che volevo vedere da questa squadra arrivate sul game 3. Qui però Kanna sta iniziando un po' a dare troppo fastidio. Owner non riesce a giocare veramente in maniera decente intorno a questo blue buff. Ora Khan inizia subito a dare fastidio all'avversario, però Khan con la lama del re in rovina può veramente dare molta noia all'avversario. Khan qui sta giocando contro l'avversario, contro l'anima del nemico, pensando anche a cosa può fare ora, mettere un po' in difficoltà, a toglierlo fuori dal range di esperienza. Però Khan riesce senza problemi. Complessi da gestire questi duelli, soprattutto i primi livelli per Jace. Devi giocare molto bene con il range in forma da cannone e sul potenziale invece un pochino più esplosivo in forma martello. Avere quindi il doppio delle abilità è stato sfruttato abbastanza bene. Khan in ogni caso investe la sua pozione, raggiunge il livello 2 in fretta, non perde priorità sulla wave nonostante Khan possa aver trovato un po' di quella ras. Certo, Owner sarà un pochino ostacolato, arriverà un pochino in ritardo quindi su alcuni dei suoi clear successivi, ma con questo Lee Sin il lato superiore di giungla è molto facile da pulire. Canyon sta cercando adesso di chiudere sugli ultimi due campi che lo separano dal suo quasi full clear. Carry già inizia a minacciare, quell'uncino l'avevo già visto in bocca a Beryl, ma per fortuna il Minion si fa in mezzo. Minion salvano la vita, non solo danno gold, ma danno anche, salva la speranza di un continuo. Mentre qui io dicevo di come normalmente Kog'Maw insieme a un Enchanter può dare molto fastidio, molti problemi. Invece in questo frangente è proprio il fatto di avere contro Thresh che non ti dà la possibilità di avere una laning phase tranquilla della serie. Se io mi metto anche davanti a un Minion non c'è una vera e propria risposta. Dai, Caria continua, oh! Guardalo che minaccia! L'ha preso, c'è anche Kravitum! First blood per Caria, subito così! Attenzione però, Ghost continua a combattere, non è abbastanza. Ora Khan viene preso, c'è anche le Fauci da parte di Khan, il flash! Ok, 2-0 per i T1, solo kill in top lane, 2v2 kill in bot lane.
Direi che i T1 sono contenti di come sta iniziando questa partita. Direi che l'avvio di gioco sta prendendo una buona piega. Già 1000 gol di distacco, già degli ottimi trade, già degli ottimi vantaggi. Una Ferius che torna in corsia adesso con un'intera faretra solare, grazie anche al suo star di spada lunga. Ma rivediamo Kerry, rivediamo questo meraviglioso uncino. Indirizzati verso la torre, niente da fare. Quella era una strettoia dalla quale non ti salvi. Quella è proprio la prima regola della botlane. Sei contro un campione che grabba, non metterti tra il muro e la torre. Non c'è via di fuga da lì. Poi qui, guarda com'è andato l'incan. L'idea poteva essere interessante, però la lama del re in rovina cambia tutto. Sì, avere una... E soprattutto questa, avere inizialmente come primo attacco anche dalla tua il sentiero della mietitura, ti dà una attack speed che tu dici, vabbè, ci vuole un po' prima che arrivi tutta l'animazione, invece boom, subito, pronti via. Già, Khan purtroppo ha anche un po' sbagliato l'esecuzione lì, quella Shockblast completamente fuori bersaglio, ma in ogni caso non penso avrebbe fatto grande differenza. Ci prova per questo con Canyon. Anche subito i missili, i danni sono tanti, ma saranno abbastanza. Sì, la Shockblast arriva a segno questa volta. Buon colpo di grazia, una buona chiusura. Canna senza flash non poteva fuggire da una posizione anche abbastanza privilegiata, non è che Canna fosse particolarmente pushato, no, semplicemente è stata la catena di rallentamenti. Questo è molto opprimente subire un gank in questa maniera, perché non è neanche una delle situazioni dove ti sei preso uno stun in faccia e quindi non puoi muoverti, pazienza. No, ti hanno rallentato a morte, puoi ancora muoverti però non riesci a raggiungere la torre, sembra di correre nel petrolio, come nei sogni. Presente quando nei sogni devi correre ma senti le gambe così incredibilmente pesanti, non riesci a muoverti. Stessa cosa per Canna su quella top lane, che è costretto quindi a cedere una kill di ricambio al top lane avversario, ma adesso vuole vendicarsi. Vogliono vendicarsi, sì, e Canna troverà la kill. Io sto avendo un piccolo déjà vu, non è più in giungla ma è top. Il Viego del game precedente ci ha lasciato veramente un ottimo ricordo, un'ottima traccia in quell'early game, e a questo giro Canna sta ripetendo la performance. Un 2-1-0 bello convincente, per quanto ACS ancora fa un pochino fatica a mantenere il ritmo di Jace, che chiaramente in quella forma d'agitata se la cava così bene in quello scontro. Il grande vantaggio che poi questo Viego avrà rispetto al Viego del game precedente è che, come ho già menzionato diverse volte, questo è un Viego da solo lane. Questo vuol dire che ha il TP che non deve stare vicino agli obiettivi, che potrà andare per quella lama adrenalina. Tato viene preso, Ghost deve utilizzare il cleanser flash per salvarsi. Sarà abbastanza. Viene grappato! Mamma mia, Caria! Lo fa per davvero! Trovano un'altra uccisione, doppia kill per il support! Ma alla fine Ghost finalmente riesce a uccidere almeno per risposta a Gumayusi. Diverse cose da menzionare in quell'azione. Primo, Caria, mi piace l'aggressione, mi piace la sete di sangue. È proprio come Beryl nel game 1 con quel Braum. Uno start di 3-0 per questo fail, per questo trash. Niente da dire. Secondo, Gumayusi ha flashato contro il muro mentre cercava di allontanarsi dalla torre e ci è morto. Poi non voglio certo puntare dita né niente, né evidenziare niente di scomodo, però rivediamo le azioni sulla top lane invece, quel gank così ben eseguito. Rallentamento, Khan vedi che cerca di allontanarsi, ma c'è già... Aspetta perché c'è l'azione subito, anche la kill di Honor su Khan. Ci hanno provato. Ci ha provato Showmaker con il Kaling, ma la scorta imperiale fa molta più paura. E come out control, come controllo è estremamente superiore. E hai mica notato chi c'era lì in quel fiume? Con i suoi stivali della mobilità, predatore alla mano e controlli a non finire? Era proprio Caria. E guarda, sbatti le ciglia, è nuovamente in bot lane. È ovunque questo giocatore. Ha la possibilità di muoversi su tutta la mappa in un batter d'occhio. Rivediamo adesso però per bene questa azione sulla bot lane dal punto di vista proprio di Caria, che si è inserita in maniera prepotente, mentre nel picture in picture lo possiamo vedere ancora una volta creare le stesse opportunità. Mio Dio, questo giocatore. Io voglio dirvi solo una cosa. Il problema di Kog'Maw è che a un certo punto, quando arrivi in un early game che sei inutile, perché 1-2-0, 48 minion a 8 minuti, non passerai mai più un bel quarto d'ora, mai più. No, io vorrei soltanto vedere un replay intero, dall'inizio alla fine. È il mio obiettivo per questa partita. No, i T1 hanno detto di no. No. Ho parlato con Moment e Stardust e hanno detto no, non vogliamo. Vabbè, pazienza. Mi accontenterò di guardare Gumayusi con il suo arco scudo immortale a 8 minuti e mezzo. E Caria con il suo 3-0-2 con Trash, di cui 4 delle 5 eliminazioni sono state conquistate in corsia. Mi accontenterò. Che ci vuoi fare? Canyon sta aspettando.
Io ogni volta che ti provo a sentire dico: ma davvero noi siamo veramente messi così male? La risposta è sì. Occhio Attenzione però a qui. Kanna, su questa top lane potrebbe Infatti. nuovamente subire un'aggressione abbastanza propositiva. Kenyon però ha un po' paura, Kanna deve trovare il range. Soprattutto anche perché Kanna al flash ha comunque le fauci. Oh. Sta aspettando. Kanna decide di fermarsi. E un'altra nota interessante e importante secondo me è il fatto che Faker sta riuscendo ogni volta a fare il culling. Riuscirà a scappare in qualche modo, per fortuna. Ma dicevo, a parte il culling, nelle fasi iniziali sta riuscendo in qualche modo, proprio lo stesso Faker, ad avere un piccolo vantaggio su Showmaker. Sì, è vero, sta creando una buona differenza su quella mid lane, assistito un po' anche da quella pressione, da quel fight che abbiamo visto attorno al messaggero, che abbiamo avuto modo di vedere nella sua conclusione soprattutto. Anche però Kharia potrebbe cercare una buona minaccia, se Faker riesce a zonare bene Showmaker sul giusto lato di mappa. Showmaker lo sa che non si può fidare della bot side, ormai la corsia inferiore è andata e quindi qualunque cosa ci sia oltre il muro di quella mid lane diretto verso sud non è territorio positivo, potrebbe, ogni cespuglio potrebbe Auci! nascondere un trash. Sbagliate da parte di Kanna. Questo vuol dire che deve stare molto attento. Nel frattempo qui stanno provando a giocare intorno a Guma Yuzi. Flash di Kanna subito, vendetta lacerante. Si sposta da una parte, capisce che la posizione è migliore. Kharia! Kharia è lì, è arrivato! Arrivano anche i danni! Sta arrivando Oner all'interno, attenzione! C'è il teletrasporto! Prendono Oner, però Ghost! Oner decide di scappare. Showmaker col TP ha fatto il suo. Che rischio però, mamma mia! Un grande rischio e comunque il messaggero lancia la capocciata, tanti gold nelle tasche di Guma Yuzi e potranno attardarsi sulla struttura per forse addirittura conquistarla, visto che immagino che né Ghost né Beryl vogliono affaticarsi su quella torre. Stanno però correndo anche il top lane. Vediamo se Kanna riuscirà a fermarli prima del primo mattone. Sembra proprio di no, Vai perché lo Kanna, vai! troveranno! Fidati! Kanna potrebbe arrivare per ora a trovare la kill! Oh, se fosse arrivata l'uccisione per ora! Kanna e Kanna se ne stanno dando di santa ragione. Ah, peccato, peccato. Un po' di esitazione. Aspetta! Non si è fidato fino in fondo. Ma Kharia è a caccia. Kharia è a caccia, lo sappiamo cosa vuol dire. Ah, Guarda, sto predict. salutaci Khan, riesce a salvarsi, arriva subito il suo Shurima Shuffle! Everybody shuffling! Wow, ben fatto. Alla fine Kharia ha comunque lanciato il predict, ma Khan molto saggiamente ha predictato il predict, quindi ha trattenuto il flash. Comunque non è stato abbastanza per poi portarsi fuori dal range di Faker, che incassa anche lui una kill, anche lui adesso è sul tabellone con questo Azir finalmente. T1 partenza in grande spolvero a questo giro e abbiamo modo finalmente di rivedere un'altra volta il replay di questa botlane. Quel bellissimo Fatto. uncino che Apro, oltrepassa apro, apro. completamente Lulu. Ah, Apro, voglio apro, vedere il apro. E adesso, ecco sì. Ah, Ah, visto, visto. Ah, ma di carriere. da proprio support. La lezione qua è: se siete un support e il vostro AD carry fallisce il flash, ridete. Ecco, ridiamo anche di come Showmaker è morto. Così. Ridete anche perché se ridete vuol dire che non state piangendo né flammando, quindi soltanto cose Positivo. positive. Se poi flammate, allora vi meritate di non ridere, ma solo di piangere dentro al vostro piccolo cuoricino. E chi non riderà è Khan, che riceve l'aggressione e l'amore di Kharia e Oner. Io non ho parole. Mio! Mio! Io non ho parole, è Aspetta, 4-0-4 sto trash, cosa gli vuoi ma dire? ti sembra che quel 4-0 e la barra che divide lo 0 dal 4 sembra un 7? 4-0-74? Praticamente sì, guarda, ci fosse di noi squad direbbe a sto punto vai di frammento all'infinito, nel senso se Io devi non sono accumulare tutte così, queste però. risorse a questo punto veramente tira dritto. Kharia sembra stia andando verso GT Resist, non ho visto in realtà le componenti specifiche, bellissimo ingresso, mamma mia, Kharia sta veramente smurfando in LCK, sta smurfando in top 4 LCK, Kharia, non c'è niente da dire. Quanti anni ha? 19? È classe 2002, quindi 18-19. Oh, qui arriva subito anche Guma Yuzi. I danni che arrivano sono tanti. Peccato che non è arrivato il calcio. L'ultimo attacco di Gravitum, signori! Guma Yuzi! Non male. Non male e
per una volta un'azione dove Kerian non ha non ci ha messo lo zampino. Per una volta qualcosa che il resto del team riesce a creare in maniera proattiva, ma è un po' che non alzo lo sguardo sullo scoreboard, non so se anche per te è lo stesso. Siamo 11-2, nel caso ce lo siamo persi. La differenza di gol che mi fa più paura, sinceramente. 5.500 gol di differenza tra le due squadre. Casual a 14 minuti, proprio tranquillo, no? Il solito. Guarda qua la ultimate da parte di Bumayusi per mettere molti danni. Oner non connette con l'onda sonica, se no quella sarebbe stata una morte arrivata 10 secondi prima. Però alla fine comunque l'importante è portare a casa l'uccisione senza morire. Tra l'altro stavo parlando prima Kerry con tutte quelle risorse che sta facendo. A quanto pare sta facendo una Force of Nature. Sta facendo una Force of Nature come primo oggetto su Thresh. Che capisco se vuoi giocare sull'intenzione di muoverti attorno alla mappa, che è quello che sta facendo. Kerry ha semplicemente aperto lo shop, ha cliccato la tab movement speed e sta cercando, sta prendendo tutto quello che trova in quella schermata. Tanto qui Khan di nuovo contro Onera, questa volta l'Eclissi, ma arriva naturalmente lui, Mister Uncino. Ah, la vita, che posto meraviglioso che è. Avessi io questi support nelle mie ranked, potrei anche giocare a occhi chiusi. Veramente, veramente. Per i support che giocano con me, ma lui è molto... Beh, non penso che nessuno si offenda se gli dici che non è quanto, non è tanto bravo quanto Kerry. Mi sa che quel ban di Thresh mancato di T1 è stato un... Oh mio Dio! Non ci credo più. Allora, Khan è stato bravo perché ha utilizzato il Thresh per scappare, le Fauci per scappare e poi dopo la vendetta lacerante per scavalcare il muro, quella parte di muro piccola. Ma lì c'era Kerry che ha detto passaggio? Taxi? È assurdo. Questo sta veramente entrando nella mente dell'assurdo. È Fog! Kerry, questo è Fog, ma senza nemmeno, cioè se non vedo un 12 su 12 alla fine di questa partita, io veramente prendo l'aereo e vado, perché qua chi altro stai vedendo in questa partita oltre a Kerry? Ah, no, giusto, le persone che Kerry aggrappa. Quella massa informe che si trova alla fine dell'uncino di Kerry. Perché qua, a parte quella lanterna che veramente non ha senso di esistere, questi grab sono più clean di Chiellini in finale degli europei. Qua non so veramente cos'altro puoi dire. Guarda questa lanterna! Era lì, era pronto, è arrivato in tempo, ho detto, non ci penso io. E lo tira fuori, come il, ha trascinato fuori il pesce dalla rete, l'ha salvato. Io non so veramente cos'altro dire in questa partita se non, mio Dio, Kerry, anche meno. Allora, c'era un'idea di gioco da parte di Damwon Kia che penso sia andata a quel paese, letteralmente. E non avrebbero tutti torti, sinceramente. Stiamo entrando in una fase di gioco incredibilmente problematica da gestire, cioè, ma per pura esecuzione. Non so neanche se posso mettermi a fare tanti discorsi sulle comp, sul piano, quant'altro. Showmaker ha fatto un annientatore divino. Non so neanche come commentarlo questo, perché dici, ok, è qualcosa di tipicamente diverso da quello che vediamo classicamente dai Lucian, da Midlane, che vogliono scalare, vogliono prendere i critici. Ma veramente, potresti fare un Rabadon come primo oggetto, non importa, perché dall'altro lato, tanto che tu sia 10-0, che tu sia 0-10, Kerry ti grabba e sei morto, quindi non cambia assolutamente niente. Da Monchia sono in questa partita soltanto per vederla finire. Cioè, io vorrei farti notare il secondo oggetto di Aphelios. Normalmente tu pensi, no, attack speed per essere più veloce, attaccare... Uragano di Runan per i dardi, potenzia... No, collezionista. Perché lo sai perché? Perché Kerry gli ha stilato troppe kill e quindi dice, no, io ho bisogno di quell'execute, ho bisogno che se il bersaglio scende sotto un tot di HP me lo prendo io la kill, se no Kerry è qua altro che 4-0, va 5-0, 6-0, non lo finisce più. Ganna deve scappare assolutamente, capisce che non c'è più nulla da fare. Il flash non ce l'aveva, ha provato con le fauci, ma ormai era troppo in ritardo. La pressione che esercita Kerry è indescrivibile. Ha semplicemente attivato il predatore e i Damwon Kia hanno evacuato la zona. Guarda! No! Lo prende, eh? Lo prende! L'ho preso! Ci vanno? No! Però l'ha preso. Però l'ha preso. E questo è quello che è l'orgoglio che conta. Mio Dio. Buon tentativo. Almeno si sono mangiati i flash di Kenyon e Khan. Flick era minacciato e quello Shurima Shuffle poteva essere veramente pericoloso. Penso che su queste ecco che arriva la Force of Nature per Kerry.
Bello pronto, bello corazzato anche lui. Rivediamo, questa era la terza kill, se non vado errato, di Da Monkey in questa partita. Visti spottati, almeno Khan spottato, Canyon no, quindi Khan non ha avuto modo di fuggire. Una buona chiusura, ma hanno investito tanto ed è tutto quello che Da Monkey possono permettersi di fare in questo momento. Evidenziato adesso anche dalla regia, Force of Nature come primo oggetto. Velocità di movimento bonus come statistica, velocità di movimento bonus quando vieni colpito, insieme a un po' di resistenza magica che certo male non fa contro i danni che portano dentro Rumble, Kog'Maw e Lulu. 8.000 gold a 20 minuti, Gumayusi a 10.000 unità rispetto a Ghost che ne ha 6.500. Sì. Concentriamoci su quello e non sul fatto che i due carry dei Damon Kia, Ghost e Showmaker, hanno nemmeno 500 gold più di carry. Concentriamoci su quello. Provavo a non far vedere. Ormai stai... Allora, facciamo così. Questo non è il CK, questo è il Carry Show. Podcast su Carry. Praticamente, a questo punto non so in che altro modo si potrebbe decidere di commentare questa partita. Ora, certo, il ritmo di gioco è un pochino rallentato, si è un pochino ripristinato su qualcosa di più tradizionale, ma semplicemente perché con un vantaggio del genere si contano già 8.000 gold che separano le squadre. Scusa? Ok, anche la crescita selvaggia, Faker deve prendere la stasi, verrà chiuso in 3. Penso che sia impossibile. Ho visto abbastanza, Faker. Capisco che deve carriarti carry, però ecco, così tanto no, per favore. Bastone della mia vecchiaia, carry, ti prego assistimi. Parlo di Faker in questo momento. Ci ha provato. Quella scorta imperiale è stata forse proprio millimetrica che non abbia toccato Khan, ma un piccolo peccato, un piccolo riposizione in ogni caso. Barone aperto tra le mani dei T1. DPS ormai enorme per questa squadra. Carry che nuovamente parte a caccia. Visione totale della giungla. Ogni cosa che succede in questa zona sa come succede, perché succede, quando succede e da chi succede soprattutto. E Ghost, mi sa che qua, caro mio, ci saluta. Molto probabilmente sì, non viene fermato, non viene grabbato. Carry, attenzione, i danni che subisce sono tanti, però... Poi Carry dice, aspetta, fammi lanciare un qualcosa tanto per prendermi un altro assist. Mentre i mentre T1 fanno questo, i Damon Kia provano a pushare la corsia inferiore del drago, ma... Sì, l'inhibitor lì, nel senso, grazie. Sì, è una di quelle situazioni dove dici, ehi, ma la base è pronto, ma dici, ok, anche se fossi in base, realisticamente, cosa posso fare? Ti guardo mentre mi distruggo l'inibitore, tutto questo. A sto punto mi prendo il drago, mi prendo una torre in bot lane con Khan che pusha, cerco di compensare in qualche modo, perché la differenza tra prima che arrivassero e dopo è stata assolutamente nulla. I Damon Kia non possono in alcun modo controbattere a questa formazione dei Tuani in questo momento della partita con queste risorse. Occhio però sul picture in picture, c'è un fight. Infatti, guarda Khan, che vantaggio ha Vendetta lacerante per lacerare il nemico. Non è Lucian, quindi non posso dire per vendicarsi. Ne incassa una quarta, però. 4 kill su questo Viego. E iniziano a diventare tante, anche perché ha finalmente raggiunto il numero di kill di Keria. E Keria si sente un pochino messo in pericolo. Il suo primato, il suo record viene messo a rischio. Quindi... serve che Keria si prenda qualche altra kill nei prossimi fight, perché sennò qua rischiamo che finisce la partita e non è lui quello con più kill della squadra. Keria ha un totale di taglie di 400. Che bello. Questa è una partita unica. Siamo veramente... Lo so che il sesto... è il sesto game della giornata, è quel classico game dove siamo un po' stanchini, no? Dove stiamo iniziando ad accusare un po' il caldo soprattutto. Però vedere game del genere è rinfrescante. Vedere game del genere ti mette molto volentieri un bel sorriso in faccia. E io sono lì che continuo a guardare il cooldown del predatore di Keria, perché lo usa praticamente ogni volta che è disponibile. Guarda, eccolo infatti che riparte appena il circo si è completato. È già pronto a ripartire. È già pronto a riaggredire. Chissà dove andrà il suo uncino. Uncino che per il momento non va da nessuna parte. Sono al 22esimo minuto tutti e tre gli inibitori down. Non hanno più torri i Damon Kia. Non sanno più cosa fare, perché dici, cosa facciamo a sto punto? Dove pushiamo? Non c'è più niente da pushare. O prendo un grab e finiamo la partita, oppure stiamo qua a guardare, potenziamo i minion e speriamo che sia il minion a fine partita. Arriva però Owner, meno male che c'è Showmaker che utilizza il suo scatto, anche il liberatore missilistico. Showmaker continua a mettere danni, però in questo momento devono stare in attenzione. C'è anche la crescita selvaggia, nel frattempo che Khan morirà sotto i colpi degli avversari. Ora la ultimate da parte di Gumayusi, i danni che arrivano sono una miriade. La stasi di Canyon che non servirà a niente, no, solo per rimanere in vita ancora per poco. Yes. Un altro grab
doppia uccisione, prendono anche le torri del Nexus, una dopo l'altro, cadono le speranze dei Dawon Kia. Signori, qui abbiamo i T1 che dominano questa sfida e si portano sul 2-1! GG! Mio Dio, T1, che partita! Che partita, ma soprattutto grande gioia per Keria, che riacciuffa il primato con la double kill nel fight finale 6-0-6. Questo trash non ha senso. Bannateglielo, per favore. Io... Allora, game 3 della serie, hai appena perso, deve cambiare qualcosa, stai cercando di trovare un po' il modo per mescolare le carte in tavola, decidi di bannare Ryze a Faker, è giustamente, è il suo pick più noto nel mondo, nella storia, è un pick che ha giocato in entrambe le partite, la prima che ha perso ha avuto anche una buona performance, la seconda molto bravo, non certo protagonista unico, però un'ottima parte la vittoria. Devi decidere quindi quale ban togliere. Xin Zhao? No, troppo prezioso. Nel meta attuale, uno Xin Zhao in giungla, se ben canalizzato, può essere il carry definitivo. Abbiamo visto Honor questa settimana, da quando è entrato in questa squadra, quanto bene sta performando. Il ban di Nocturne? No, Nocturne è troppo importante per Faker. Faker ce l'ha mostrato un sacco di volte su quella mid lane. È praticamente una versione AD del suo Twisted Fate. Gli offre una pressione semiglobale enorme. Gli offre la possibilità di andare ad aggredire ogni angolo della mappa già dall'early game. Più il potenziale di team fighting e di pressione di corsia, che non è semplicemente sostenibile in un meta come questo. Col ban di Thresh? Quasi più. Quasi il ban di Thresh lo lascio. Stavolta lo mollo, dai. Vediamo. Kerry, lo so, è un ottimo Thresh, ma non potrà certo vincere il game da solo. 25 minuti dopo, Kerry ha vinto il game da solo. Kerry ha vinto il game da solo. Kerry ha vinto il game ed era solo. Io non ho visto nessun altro su colonna degli evocatori. Wow, fa. Non sto sentendo come da un chi a cosa? Chi sono quelli? Non li conosco, mi dispiace. Wow, c'è solo da dire wow. E se, come hai detto te, non lo vince Kerry qui il POG, vuol dire che qualcuno è diventato cieco in questi ultimi 20 minuti. Qua, questa è una situazione da 12 su 12 o niente. Questa, anzi, questa è una situazione da 14 su 12, perché ci aggiungiamo anche i nostri di voti. Tanto noi due siamo Keria, già, cioè, non mi tradirai su questo. No, come posso tradirti su questo? Nemmeno per scherzo. Su questo andiamo dritti, aggiungiamo anche i nostri. Questo deve essere un 14 su 12, oppure veramente io impazzisco, perché un game così one-sided, così dominato da un solo giocatore, questo era veramente un game da 1v9, questo era un game da 1v9, non perché il resto della squadra stesse trattenendoti, ti stesse svantaggiando in alcun modo, questo perché veramente è come se i T1 non avessero giocato, è come se i T1 fossero stato, se Kerry giocava quella partita con 4 bot la vinceva lo stesso, perché tanto era lui, ogni volta doveva semplicemente, poteva essere Kerry a giocare da 5 PC contemporaneamente, andava al suo PC, grabava il bersaglio, prendeva il PC accanto, diceva uccidilo, to lo uccideva, poi andava quello dopo, to uccidi questo, lo uccideva, metà delle kills le ha prese lui perché ha fatto 6-0-6, quindi ogni delle 12 eliminazioni di cui ha preso parte, 6 le ha fatte lui, 6 le ha concluse dal PC di uno dei suoi compagni, ma era sempre lui, in realtà lo sappiamo, era lui il marionettista con il braccio dentro che muoveva tutti gli altri T1. Io qua, mamma mia, questa è una di quelle serie che mi fa veramente aver paura di questa squadra, perché neanche di questa squadra, di questi giocatori nello specifico. Kerry ci aveva mostrato il suo valore nei DRX lo scorso anno, arrivando al mondiale, purtroppo senza trovare il successo che molti speravano che quella squadra potesse fare. E poi quando i DRX si sono smembrati, ci sono state performance alternanti da un lato e dall'altro per questi giocatori, ma Kerry è quello rimasto più consistente di tutti. Il fatto che sia rimasto l'unico giocatore che nei T1, anche durante lo Spring Split, non ha mai visto il suo posto vacillare, sempre stato sul roster iniziale, sempre con performance consistenti, e poi torna nel Summer Split con performance come queste, mio Dio, mandatelo al mondiale, vi prego. Soprattutto pensando al fatto che i T1 non hanno mai detto portiamo qualcuno dalla Challenger League. Se vai a vedere il roster, non c'è nessun sostituto per Kerry. Uno dice, vabbè, yeah, al massimo metteranno qualcuno, faranno un po' come Dawon Kia. No, non c'è bisogno di spostare Kerry. Kerry sta avendo delle performance che lo guardi e dici, ma questo, perché non ha vinto ancora il mondiale? Scusate, fatemi capire. Perché è giovane, perché è troppo giovane. È troppo giovane, ha ancora tempo, quello è il segreto. Ha ancora tempo e
Per carità, io non sto dicendo se mandi questi T1 al mondiale, se lo vincono tutto e riportano Faker alla vecchia gloria, gli aggiungono un altro anello e danno finalmente il trofeo a giocatori come Kerry, che sicuramente se lo merita, però avere l'opportunità di redenzione dopo quella che a conti fatti è stata un'apparizione mondiale un po' deludente per il giocatore e per la squadra in generale, è qualcosa che voglio vedere da parte sua. Voglio vedere questi giocatori giovani avere la loro chance e avere una chance concreta di giocare anche con i bimbi grandi e non soltanto con i bulletti, diciamo, dell'LCK. Perché oltre i confini dell'LCK basta guardare anche verso l'LPL, basta guardare verso l'LEC. Ci sono squadre che sul palcoscenico internazionale sono di tutto rispetto e non si tratta nemmeno di andare lì e batterle, si tratta di andare lì e confrontarsi con loro, avere quello scontro, avere quel potenziale di crescita, perché questa è la cosa di cui tutti i giocatori che vanno su un palcoscenico internazionale parlano di più. Non è il aver battuto squadra X, certo se ce la fai tanto meglio, ma è il uscirsene da questo campionato con tante cose imparate, con tanta consapevolezza che prima non avevi e che adesso puoi mettere in mostra ancora meglio. Guarda qua, che magia, c'è il flash spazzata per fermare la corsa di Shumei. È fantastico. Questo uncino, da quanto dice è bello, è troppo semplice rispetto a tutto il resto che ho visto. Arrivi lì e dici, vabbè, successo. Io non vorrei veramente dire che, cioè, il player of the game è garantito, però non ho ancora visto un highlight che non vedesse Keria. Quindi... davvero, penso se, non è, se non è Keria mi metto a piangere. Se non è Keria chiudiamo con la tristezza nel cuore. Con questo il ci dissociamo dalla regione internazionale. Assolutamente, sciopero. Domani se lo castano loro, domani lo castano i votanti di LCK, LCK in italiano, così vediamo se sono così bravi. È stata... cioè, non c'è nemmeno da rivedere nemmeno il replay del POG perché c'è sempre Keria. No, infatti, saranno gli stessi highlight visti di nuovo. Mamma mia. Addirittura chiamavano la penta per Keri dopo due uccisioni e francamente non mi avrebbe stupito se ci avessero provato. Beh, qua Honor ci ha provato un po' troppo in profondità, però Honor lì che ride, guarda canna che lì oddio. Che scenario sarebbe stato chiudere la serie con una penta kill di Thresh? Abbiamo mai, non so neanche se c'è mai stato in competitivo una penta kill di un support, non penso. Ma se prendi Brand ci può stare, eh. Beh sì, in circostanze specifiche, sai, quelle cose tipo sì, il support ha fatto pentakill perché in realtà era Senna che giocava support e aveva un Tahm Kench al suo fianco. Ah, oppure sì, il support ha fatto pentakill perché il meta è Garen Yumi o qualsiasi cosa del genere, che dove c'è un support che però fa è quello che porta il peso di fare danni. Ti chiedo scusa. Non il support ha fatto pentakill ed è un Thresh in lane con Aphelios. Questo non è quello che mi aspetto. In questo momento, con questa canzone, visto che tra poco siamo in periodo LEC, mi è venuta in mente Reckless With My Heart, tanto per arrivare. Quando hai detto Garen Yumi, mi è venuta in mente quella canzone. E Caria! Sì! Ecco. Aspetta, a risultare. Io voglio il 12 su 12, io non sono soddisfatto. Questo era il minimo che gli esperti LCK potessero offrirci. Io voglio il full house, voglio... la completezza totale, il completismo. Scusami, di nuovo. Mentre riguardiamo di nuovo gli stessi highlight per la terza volta. Non cambia niente. Mamma mia, ragazzi, veramente. Cosa... quando vedo questo, io dico davvero a posto, cosa vuoi veramente raccontare? Già, e non è soltanto l'efficacia, l'esecuzione, la precisione, anche il fatto che sei arrivato in maniera così consistente durante l'early game, perché se ricordi... in quell'early game l'azione sulla botlane ci hanno dovuto far partire play tre volte prima di vederlo davvero. Perché? Perché ogni volta si interrompeva perché Keri ne stava facendo un'altra. Quella è una di quelle circostanze dove hai fatto così tanto. Ecco, 14 su 12, mi va bene. 14 su 12, giustizia per Keri. Si porta a casa un più che meritato player of the game, sbancando completamente le votazioni. Bene, sono soddisfatto, posso andare a riposarmi, posso andare a guardarmi Alice in santa pace adesso. Perfetto, allora vi ricordiamo gli appuntamenti domani LCK sempre dalle ore 10 qui su PG Esport, ma fra mezz'ora, perché io vedo il cronometro, perché spoiler, io sono un D, io vedo il cronometro davanti a me che dice 31 minuti e 5 secondi, parte un'altra bellissima giornata di LCK, quindi rimanete, prendete qualcosa da mangiare, fate una passeggiata intorno al palazzo, così per riprendere un po' il movimento delle gambe, e vi aspettiamo, io sicuramente sarò in chat, qui sui canali PG Esport.